ancora a tutti, grazie, buon pomeriggio. Consiglio federale abbastanza leggero, in segno di tantissima cordialità, così come è stato evidenziato anche dal vicepresidente Percassi, al quale ho voluto dire un ringraziamento per l'ottimo lavoro che sta svolgendo in termini di coordinamento, di tentativi di coesione, di mettere insieme alcune partecipazioni all'interno dell'Assemblea della Legheria, una Lega come più volte gli stessi protagonisti hanno definito eterogenea, e quindi credo che il Consiglio di oggi è stato un Consiglio dove la nostra federazione, il Consiglio federale, ha voluto dare anche risposte concrete in termini distensivi, pur censurando quelli che possono essere stati alcuni errori o incidenti di percorso legati ad alcune erronee valutazioni, io credo anche di natura giuridica, ma non spetta a me valutarle, ma credo che abbiamo solo per un attimo accantonato, almeno per il momento, alcune forme di tensione legate al passato, ad alcuni tentativi di creazione di motivi di contrasto, di conflitto interno che non ha soprattutto in questo momento motivo di esistere. Sui due temi principali, vicepresidente, abbiamo scelto la strada di lasciare per il momento Umberto Calcagno, il vicepresidente Calcagno come vicepresidente unico, quindi vicario, e di rinviare al 16 di marzo l'elezione del secondo vicepresidente come forma di rispetto, pur precisando che non c'è nessun automatismo nella successione del vicepresidente, nel senso che si vota in Consiglio federale e questa sarà una valutazione politica che io lascerò al Consiglio federale. Il secondo tema, principi informatori, come qualcuno li definisce, io preferisco più principi riformatori. Abbiamo concesso un ulteriore tempo tecnico, considerato il momento di quello che ci è stato rappresentato, lo stato dell'arte dei lavori dell'Assemblea della Legheria, che pare hanno lavorato a lungo nell'ultima assemblea per raggiungere un accordo sull'unico tema che oggi è tema di grande tensione all'interno della Legheria, tra le medio-piccole e le grandi, per quanto riguarda alcuni interessi di natura economica. Quindi noi abbiamo concesso fino al 25 tempo di confronti tra le diverse società della Legheria, pur nominando il commissario in Rino Terracciano, il professor Terracciano, che entrerà quindi nella sua piena funzione il 26 di febbraio, entrerà con una funzione di supporto, di collaborazione, ma come commissario ad acta. Questo è il succo di una giornata, diciamo, ripeto, all'insegno del massimo spirito di collaborazione, così come anche qualche autorità di governo ha auspicato. Il Consiglio ha anche approvato un'importante modifica per il campionato femminile. Ecco, questa è un'altra cosa molto bella, me è sfuggito, infatti mi è preso da alcune cose forse. Sì, oggi per la prima volta il campionato femminile di Serie A, nella prossima stagione cominceremo a testare questo nuovo format, quindi una pool scudetto, qualcuno lo chiama playoff, diciamo questa nuova formula, questo campionato che si ripete per, diciamo, almeno per definire questa pool scudetto, che sarà una nuova formula che vogliamo provare. L'abbiamo testato con la Supercoppa, che comunque torna ad essere a scontro diretto per ragioni poi legate al calendario, ma finalmente il campionato femminile di Serie A sarà un campionato con la nuova formula, nuovo format del pool scudetto. Bene, possiamo iniziare con le domande. Chi vuole? Marò, Corriere dello Sport. Eccomi Presidente, buon pomeriggio. Nei contrasti, se possiamo chiamarli così, che ci sono stati in queste settimane, chiaramente... Diciamo incomprensioni. Incomprensioni. I club si rivendicavano sostanzialmente un'autonomia, e questo era un po' il loro cavallo di battaglia.
Volevo capire, ecco, da questo punto di vista, in che modo sono stati superati questi dissapori e che tipo di intervento c'è stato, magari anche da parte di Percassi, per cercare di appianare queste discussioni. Ma il concetto di autonomia è un concetto molto ampio. Io credo che la Legalità è sempre stata autonoma nell'ambito del rispetto dei principi generali dell'ordinamento sportivo, principi che sono sanciti, scolpiti all'interno di diverse sentenze della Corte Costituzionale, sono principi sacrosanti a livello internazionale all'interno di statuti UEFA e FIFA. La Lega di A è autonoma, cioè per altre situazioni, per altre determinazioni è una Lega autonoma. Quindi chi dice che non è mai stata autonoma perché la federazione ha bloccato, non riusciamo a capire cosa, è una modalità sbagliata nell'approcciare le carenze che purtroppo il mondo del calcio nella massima divisione in questo momento manifesta. È sotto gli occhi di tutti un momento di grande criticità sotto il profilo economico-finanziario. Ma su questo, voglio dire, noi non abbiamo nessuna responsabilità, né si può pensare di attribuire una responsabilità alla federazione per il mancato ristori. Mi sembra che sia talmente evidente l'incongruenza e soprattutto la non sostenibilità di un'ipotesi di questo tipo che è davvero, consentitemi, mi sembra abbastanza pretestuoso il concetto, la rivendicazione di un concetto di autonomia che già insita nella capacità di autodeterminarsi della Lega di A. Oggi ho concluso il Consiglio federale con un auspicio. Io mi auguro di avere una Lega di A forte, determinata, che rivendica una leadership di contenuti, non una leadership urlata. La leadership urlata non gliela riconoscerà mai nessuno, così come è avvenuto in questi ultimi 20 anni. Noi vogliamo una Lega di A che sia in grado di dimostrare di essere davvero, con contenuti, la motrice di tutto il calcio italiano. Poi una seconda domanda, Presidente, che un po' è legata a questa, cioè con una Lega comunque che ha tante anime al suo interno, molto divise tra loro, lei è preoccupato per le riforme che vuole portare avanti? Perché chiaramente poi sarà una componente fondamentale la Serie A per cercare di portarla a termine. Ma sono tutte fondamentali le componenti del calcio italiano. Io non sono preoccupato per le riforme, sono fermamente convinto che ci sarà un momento in cui la presa di coscienza da parte di tutte le componenti le porterà a chiedere al Consiglio federale di accelerare il processo della riforma. A tutti ho sempre fatto una domanda: se siamo convinti che il calcio italiano, così come è strutturato oggi, funziona, non ci poniamo più il problema. La risposta da parte di tutti è un no secco, il che significa che c'è urgenza di riformare il calcio, altrimenti diciamo qualcosa che poi non è sostenuto dai comportamenti. Rizzi. E per esempio, vorrei sapere se nell'ambito di questo Consiglio federale, così insomma amichevole tra virgolette, si è toccato anche il tema legato alla nazionale del rinvio della giornata? No, non abbiamo parlato, è un argomento all'ordine del giorno, stiamo lasciando disputare queste gare di campionato, poi ci sono le coppe, quindi lasciamo che tutte le squadre italiane abbiano la possibilità di qualificarsi, perché noi siamo tifosi di calcio, quindi io non confondo mai quelli che possono essere le fortune delle squadre italiane con altri ruoli. Ognuno, io tifo per le squadre italiane, mi auguro che superino il turno e mi auguro che si possa trovare insieme la migliore soluzione possibile. Vinci. Oggettivamente crea, no, delle criticità nell'ambito della direttiva della Lega di Serie A. Se, visto che questo momento storico si lega strettamente poi al tema dello spareggio, cronologicamente al tema dello spareggio, se non teme che, come dire, queste criticità non possano portare qualcuno a cercare di sfruttare quel momento, in caso dovesse avere un esito non fortunato, per provare a indebolire la vostra idea? Sì, no, ma io nel calcio è sempre stato un mondo di illusioni, quindi io non escludo che qualcuno stia coltivando questa falsa illusione. Voi siete operatori della comunicazione. Se io dovessi scambiare il mio ruolo politico con la qualificazione della nazionale, già il solo fatto che qualcuno pensi qualcosa del genere mi fa venire la pelle d'oca.
per tutta una serie di motivi. Poi non capisco dove è previsto l'istituto della sfiducia e chi dovrebbe sfiduciare il Presidente federale, considerato la stragrande maggioranza di consenso, di supporto politico all'interno del Consiglio, permettetemi, ma anche al di fuori del Consiglio federale. Quindi se qualcuno pensa di posizionarsi a quella data, uno è antitifoso, due è anti-italiano, tre sta coltivando una falsa illusione. Io, a differenza di chi forse mi ha preceduto, non coltivo la cultura delle dimissioni. Io vado fino in fondo perché difendo il progetto che ho sempre portato avanti in questi ultimi tre anni di lavoro e di risultati. E questo, voglio dire, lascio a voi la possibilità di certificarli. Si è parlato di licenza, si è parlato in maniera molto marginale perché io al tavolo tecnico del 10 di febbraio ho consegnato un memo, l'ho consegnato per rispetto a tutti i membri del Consiglio federale, ho detto che siamo a disposizione per altre due riunioni tecniche che faremo da qui al 16 di marzo, il 16 marzo dovranno essere approvate le licenze nazionali. Certo, siamo consapevoli di alcune criticità, dobbiamo mediare tra l'interesse di una legge dello Stato che ci impone, vincoli che ci derivano da una legge dello Stato, che è la legge 91 dell'81, qualcosa che ci chiede l'economia di mercato, perché l'economia di mercato impone degli indicatori che sono evidenti. Dobbiamo conciliare le nostre decisioni con quella che potrebbe essere l'entrata in vigore del codice di crisi delle imprese di maggio, che è un altro che impone dei criteri dove le nostre società, altro che indice 06 o 07, si parla di indici completamente diversi, si parla di 1,2. Dobbiamo conciliare il tutto con le reali condizioni del nostro calcio. Quindi noi non siamo controparte del calcio italiano, noi vogliamo che il calcio italiano migliori, vogliamo che il calcio italiano da qui ai prossimi 5 anni, ecco il nostro progetto, abbia una possibilità di porre freno ad una emorragia costante di risorse, dispersione di risorse finanziarie e anche fisiche e umane che purtroppo stanno indebolendo tutto il sistema. Grazie. Piccioni. Devo chiedere che, Presidente, questo tavolo, come dire, fatica un po' a prendere il via, immagino che si aspetti anche il ritorno al Presidente del CONI per l'interlocuzione, ma diciamo c'è già un lavoro preparatorio, ci può essere già un ordine del giorno relativamente appunto al tema dei ristori che mi pare centrale. E poi c'è un altro canale di interlocuzione governativa, mi sembra molto significativa, che è quella delle capienze. C'è un clima generale nel paese di riapertura, e quindi secondo te il calcio quando è che potrebbe finalmente riabbracciare questo momento del 100%? Attualmente si parla del 75% a partire dal 1° di marzo, la giornata che diciamo del 26-27 di febbraio. Io ancora non ho stressato nessun rapporto di natura politica e personale, mi piacerebbe evidenziare con grande senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto, al Ministro Speranza, al CTS, di accogliere la nostra richiesta per partire già al 100%. Lo dico perché 75-100 non fa differenza, la differenza lo dimostra che anche al 75-50 la nostra capienza è al di sotto degli standard normali. È il messaggio che sarebbe di grandissima rilevanza per tutti. Il messaggio, abbiamo avuto il piacere di inviare al Ministro Speranza alcuni articoli diciamo di stampa che hanno evidenziato come alcuni tifosi non hanno mai voluto vaccinarsi, ma si stanno vaccinando per andare a vedere le partite, e questo per noi è un messaggio straordinario. Cioè apriamo, diamo al paese una speranza completamente diversa rispetto ancora a limiti parziali che sono limiti temporanei, progressivi, basta. C'è un'involuzione ormai consolidata, lo dicono tutti, io mi sono sempre rimesso agli scienziati, quindi mi auguro che ci sia anche da parte del Ministro Speranza un momento di un sussulto, voglio dire, definitivo nell'abbracciare diciamo questa nostra richiesta. Il tavolo a mio avviso è partito, perché io l'ho chiesto alla sottosegretario, so che il sottosegretario si stava impegnando trasformando il tavolo tecnico in tavolo governativo. Io ho già avuto diversi incontri a livello governativo, come ben sapete. Io lunedì sono stato
convocato dal sottosegretario Garofalo e la presidenza del Consiglio, abbiamo parlato di caro bollette, abbiamo parlato di quelle che sono le nostre priorità come mondo del calcio. Come ben sapete, io ho sempre, il mondo del calcio ha sempre ricevuto delle risposte negative alla domanda di ristori. Io non chiederò più ristori, perché sentirmi dire ancora no, voglio dire, mortifica tutto il nostro impegno. Noi stiamo lavorando su richieste che riguardano innanzitutto la tutela della pari dignità del mondo del calcio rispetto a tutti i settori dell'economia, ma soprattutto ciò che ci spetta di diritto. Sottolineo ancora una volta, c'è un principio legato alla tutela del diritto d'autore, legato al giro di scommesse che in Italia ammonta a 13, 14, 15 miliardi di euro, così come è avvenuto in tutti gli altri paesi d'Europa. Noi richiediamo questo tipo di partecipazione e di tutela del nostro diritto d'autore. Ne cito uno, ma ne potrei citare tanti altri. Noi su questo stiamo lavorando. Sono altre domande? Se posso, una curiosità. Dai, poi andiamo in conclusione. Grazie. Presidente, c'è un tema che riguarda il decreto crescita, che è quello, diciamo, che molti sostengono che chiaramente incentiva gli investimenti all'estero per quanto riguarda i calciatori che vengono acquistati e si investe di meno sui settori giovanili e sul calcio italiano. Lei che posizione ha su questo? Una posizione molto chiara. Credo che se si ragiona sotto il profilo dell'aspetto del miglioramento della qualità del prodotto, rendere più appetibile il prodotto, rendere più competitivo il prodotto a livello internazionale, sì. Se si parla di applicare questa norma anche ai settori giovanili, no. Quindi noi quello che stiamo chiedendo a chi ha proposto questi emendamenti di porre dei tetti, dei limiti al di sotto dei quali non deve valere questo tipo di vantaggio. Tutto ciò che può essere al di sopra di quel tetto, quindi parliamo di grandi campioni che danno valore aggiunto al nostro prodotto, ben venga. Bene, grazie a tutti. Grazie mille.